alla prima edizione del Web Radio Festival, una grande edizione. In tutta Italia e direi anche in Europa, giusto? Quindi proprio debuttiamo alla grande questa sera. Ma ci siete? Ci fate sentire che ci siete? Così, di più, di più. Ci sono, ci sono. Bene, bene, bene. Noi ci siamo, Ilaria? Ci siamo per presentare questo primo Web Radio Festival, primo evento ufficiale in Italia e in Europa dedicato al mondo delle web radio. E in Italia ci sono diverse web radio che lavorano tantissimo, che sono molto apprezzate, soprattutto tanti speaker che saranno i protagonisti di questa serata. Esatto, gli assoluti, scusate, ho preso la prima papera, gli assoluti protagonisti della serata sono ovviamente le web radio, gli speaker, ma anche e soprattutto voi. Ecco, questo è un grande evento, l'evento lo create soprattutto voi specie sul web. E allora siamo pronti? Pronti. Anche tra l'altro io e te Radio Speaker la conosciamo bene, perché noi siamo allievi di radiospeaker.it, siamo che oggi sul palco si è presa anche questo rischio. Bene, allora direttamente da radiospeaker.it, la mente di tutto ciò, Giorgio D'Ecclesia, con la fantastica mascotte. Buonasera Giorgio, buonasera Mick, salutiamo Mick, ecco. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. E che devo dire? Non lo so, se non lo sai tu, dai. Cosa fai? Ecco, vedi? Parla il mio microfono, che mi trovo meglio con lui. Non mi sono preparato neanche una parola, perché non ho avuto il tempo, visto che le cose da fare sono tante ed è stato molto frenetico organizzare tutto questo. Però so che c'è gente che arriva da tutta Italia. C'è gente che arriva da Milano, chi arriva da Milano? C'è gente che arriva dal sud Italia, chi arriva? Dalla Sicilia anche. C'è gente che arriva veramente lontano e il tempo, il meteo ci ha un po' rovinato la festa, ma noi il calore che facciamo la radio riusciamo sempre a trovarlo da qualche parte, anche quando ci mettono la multa all'auto e dobbiamo andare in onda dopo un attimo, siamo sempre felici e pimpanti. Questa è una delle cose che riusciamo a fare solo noi, penso, no? E niente, divertitevi, grazie per essere venuti. Questa è una serata per festeggiare chi fa radio soprattutto per passione, perché molti la fanno per cercare successo, per cercare denaro, per trovarsi un posticino nel mondo dello spettacolo. Noi sono sicuro che la facciamo perché non possiamo fare altro se non la radio, e spesso lo facciamo senza prendere neanche un euro di rimborso, ma solo per il piacere di parlare con la gente e con l'emozione. Io I love radio. Ecco, se volete questa t-shirt è una delle ultime nostre creazioni, così di lì ne abbiamo un pacco pieno, non fateci tornare a casa con lo scatolone che pesa, e quindi e poi è tutto bagnato e si è infrascicato, prendetele. E questa sera insomma ci sono tanti ospiti, infatti non voglio rubare nessun tempo, neanche un minimo. Poi tra l'altro stiamo in diretta, devo ringraziare, ecco una cosa che voglio fare e basta, poi me ne vado. Devo ringraziare tutto lo staff, a partire da loro, da Ilaria, Daniele, da Mick, non vi dico il nome, da Emanuele che è in regia, e dai ragazzi che stanno trasmettendo in streaming, Valerio, c'è Donato, c'è Roberta, tutte persone scelte, selezionate dopo tanti corsi, dopo tante persone che hanno del talento, l'abbiamo messo in pratica, ci sono degli inviati, noi siamo in diretta su almeno 30 web radio, oltre a Radio Speaker, a webradiofestival.it, e fare tutto questo vi assicuro che non è facile. Questo è il primo Web Radio Festival in Italia e ho fatto un po' di ricerche, e il primo Radio Festival, se non sbaglio, in Europa, e lo abbiamo fatto noi. Divertitevi! Ciao! Grazie Giorgio! Insieme è qui con noi Alfredo Porcaro da Radio Kiss. Buonasera a tutti! Ciao Alfredo! Regista e fonico, giusto? Radio Kiss Kiss, quindi insomma, qual è il un criterio su cui ti sei basato per insomma giudicare, brutto termine, insomma. Un criterio per giudicare i ragazzi per le radio? Beh, per le radio anche la qualità del suono, quindi lo streaming audio sicuramente era importante,
la programmazione musicale che usavano e la gingolistica. Per le voci l'originalità è molto importante, essere originali. Il tono che si usa quando si parla alla radio è fondamentale, cioè chi ascolta la radio deve sentirsi, deve sentire un amico, deve sentire una persona che lo coinvolge. Questi sono stati i miei criteri di scelta. Ovviamente. E insieme ai tuoi criteri ci sono i criteri degli altri giurati che ricorderemo insieme, giusto? Allora abbiamo Marco Liorni, conduttore di RDS e presentatore televisivo, poi Lorenzo Lucidi, direttore musicale di Radio 2. Tamara Taylor, conduttrice radiofonica di R101. E poi Roberto Brandolini, direttore di New Radio e regista radiofonico. Ecco qui, esperto quindi di web e di streaming radio, che poi vedremo insieme. Per adesso congediamo Alfredo. So che, insomma, sarete molto curiosi di sapere chi sono i tre finalisti e le tre finaliste, poi tra poco lo annunceremo. A dopo, grazie mille Alfredo. Grazie. Alfredo. Roberto Brandolini. Esatto, eccolo. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Buonasera Roberto, ben arrivato innanzitutto. Allora, da New Radio, giusto? Da New Radio. Intanto volevo subito dire una cosa, sono particolarmente emozionato perché io faccio la radio da 35 anni, forse qualcosina anche di più. Ho visto le radio libere, come si chiamavano una volta, nascere e noto con grande piacere che la radio è ancora viva, perché vedo tantissimi giovani qui in questa sala, quindi vuol dire che la web radio in particolare ha risvegliato tantissimo proprio l'amore per la radio, che è un mezzo che molti continuano a dire che stia in qualche modo invecchiando, ma non è assolutamente vero, sta cambiando e la web radio è la, credo, incarnazione del cambiamento della radio, quindi questa è una cosa che sicuramente mi fa decisamente piacere. Parlando invece di New Radio, New Radio diciamo che è una società che è nata ormai 5 anni fa ed è una società che si occupa di servizi di streaming e prodotti aggiuntivi per fare in modo che le radio FM e le web radio possano farsi ascoltare su internet. Siamo nati, tra virgolette, quasi per gioco, nel senso che dalle ceneri, non è il termine esatto, dal fatto che noi comunque abbiamo una nostra web radio, che forse è una delle radio, delle web radio più vecchie di italiane, perché parliamo di gay.it, di gay.fm, che comunque sono ben 13 anni che ormai è sul web, che non abbiamo messo in concorso perché io sono giudice, mi sembrava esatto, un carino onde evitare conflitti di interesse. Indipendentemente da questo, con l'esperienza che è nata nel fare le web radio, abbiamo poi deciso 5 anni fa di buttarci anche nel settore delle web radio, vista l'esperienza che c'era, ed è venuta fuori un qualche cosa che è partita 5 anni fa così quasi per gioco e ormai abbiamo quasi toccato i 1000 clienti, cioè ci sono oltre 1000 radio italiane e non che usano ormai i nostri servizi. Abbiamo ovviamente servizi di server di streaming, i nostri player che sono di vario tipo, che possono aiutare appunto a far aumentare gli ascolti sul web, e poi abbiamo anche i software di automazione. Abbiamo un software di automazione che è direttamente sul web, che praticamente è Easy Radio ed è abbastanza facile da utilizzare, e poi ovviamente MV Studio, che è forse il programma con il rapporto qualità-prezzo-prestazioni forse più potente e anche più versatile per fare una web radio. Io non faccio questo mestiere di solito, quindi sono emozionatissimo, stare al di qua è una cosa unica. Però ricordiamo che la Roma Computer Center si trova di tutto, ma proprio di tutto, giusto? Sì, ed è il motivo per cui partecipiamo con grande forza a questo fantastico evento, il primo, abbiamo detto, e lo ripetiamo. Non c'è web radio senza computer, esatto, noi siamo i computer, voi portate la radio, romacicci.eu, qualsiasi cosa ci siamo, insomma. Perfetto, siete anche su Facebook, giusto? Assolutamente sì, Facebook, Twitter, Google Plus, siamo la società di informatica, quindi perfetto. Siamo ovunque. Affidatevi ai più forti, grazie quindi. A tutti, buona serata e buon divertimento. Ciao, grazie Mario. E abbiamo un esponente, un rappresentante di Jingle Factory con noi qui sul palco, Loris, eccolo. Ciao Radio! Buonasera Loris! Buonasera a tutti! Alfa e Omega! Vero? Sì, io ho anche un'altra fatta subito, per cui a questo punto... Ma tu da dove vieni, Manuela? Allora, io sono di Bari. Ah, Paris! Io sono della Puglia, però in realtà lavoro a Roma, nel doppiaggio, nello speaking, mi occupo di pubblicità, tutto,
WhatsApp, documentario, se vedete le telefoniche, Tom Tom, cosa mi fai? Senti, te lo chiedo, qual è, diciamo, la caratteristica che ti riconosci come speaker? Cioè, c'è una caratteristica che secondo te tu hai e che cosa magari ti manca? Non lo so, qualcuno dice che sono simpatica, ci vogliamo fidare di questa cosa, abbiamo fiducia, però è un buon background culturale. Il consiglio soprattutto per chi comincia è quello di, ragazzi, leggete, cioè è bello ascoltare la radio, è bello ascoltare musica, ma soprattutto istruitevi perché serve, insomma. I congiuntivi non sono un optional, però è fondamentale. Bene, 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 giusto. E che cosa ti manca invece? Tutto, fidanzato, marito, c'è qualcuno in sala interessato all'articolo? Facciamo un appello, allora mi raccomando. La trovate di là, insieme ai nostri gadget, vero, la mettiamo di là. Pezzo unico, assolutamente ripetibile, per cui... Esatto, quindi... Nel frattempo arriva D'Ecclesia. Ho già fatto lo spero. Devo comunicare, dato che io ho la regolare, posso comunicare con la regia, ok? La regia mi sente? Voi mi sentite? Non mi sentite? Vabbè, allora, niente, il pubblico si sta riscaldando piano piano, dice il bar per riscaldarsi funziona sempre, ve l'assicuro. Donato, che è il nostro regista, le mani! Molto bello entrare su un pezzo dopo che Giorgio mi ha annunciato in questa maniera meravigliosa, mi sento una divina, fra un po' mi trasformo in Lady Gaga. Ragazzi, eccoci qui dal Circolo degli Artisti, trasmettiamo in diretta, ma la cosa più bella in assoluto è che la radio si ama perché arriva dalla gente, ma non dalla gente perché la gente fa la radio e arriva alla radio, ma perché la radio perché arriva nelle case delle persone, arriva alle orecchie delle persone e ci dà la possibilità anche di riflettere in qualche maniera. Quest'oggi stiamo riflettendo su un grande fenomeno che è quello che amiamo tutti quanti, che è quello della radiofonia italiana, che secondo me è la migliore di tutto il mondo. E la cosa più figa, diciamo, ma si può dire un termine così, tanto abbiamo superato l'orario, quello del bollino rosso per i bambini, e che la radio era una forma di magia spettacolare, non avevamo bisogno assolutamente di Harry Potter per giungere a questo punto, non c'è bisogno di un fulmine sulla testa per godere di questa magia. Per cui, signori, che cosa dirvi? Marilia Damaggi da Network Studio 5 Radio 4U è giunta in questo nel Circolo degli Artisti per godersi questa meravigliosa festa della radio. Stop. Un applauso per Marilia! Ok, Daniele, ti ho preso il microfono, te l'ho rubato. Hai fatto molto bene anche perché tu sei collegato in regia, giusto? Siamo in diretta qui dal Circolo degli Artisti a Roma, siamo qui per questo grande evento, il Web Radio Festival organizzato da radiospeaker.it, la più grande comunità, guarda, lo voglio dire proprio in italiano, comunità radiofonica italiana. Uso il termine comunità perché quello che ho davanti è veramente un insieme di tantissime facce felici e così riunite proprio per condividere la stessa passione, cioè quella della radio. La radio che tra l'altro tra pochi giorni compirà 120 anni, insomma 120 anni non sono pochi, e questo successo lo deve proprio al fatto così di rinnovarsi sempre, di stare al passo con i tempi e di rivivere un po' questa seconda giovinezza, un po' come me, no? Faccio le battute da sola. Che dire, insomma, ascoltare la radio fa bene proprio al cervello, a differenza della televisione che insomma un po' ci abbrutisce, spesso anche ci annoia. La radio ormai la possiamo ascoltare ovunque, a casa, in macchina, sul nostro cellulare, grazie alle nuovissime applicazioni. Stop! Ok, allora, dal Web Radio Festival, qui dal Circolo degli Artisti di Roma. Io mi presento, sono Patrizia Cantelmo, sono una delle tre finaliste di questa kermesse, la prima kermesse dedicata alle web radio universitarie. Sono molto emozionata e è particolare poi la location, perché per me la web radio è, diciamo, la mia vita negli ultimi 3 anni, perché vengo da Perugia, la radiofonica.com, che è una delle tante web radio universitarie sparse per l'Italia, e in più la musica è la mia grande passione. Io qui al Circolo degli Artisti ci ho visto tantissimi concerti, da Mike Pinson all'ultimo di Molteni. Infine, questo degli altro, per me è stato particolarissimo, questo gruppo che si è esibito prima della finale,
tre componenti di questo gruppo, di cui uno è un grandissimo illustratore e fumettista, si chiama Alessandro Baronciani. Ho potuto conoscerlo di persona perché mi occupo anche di festival, di un festival che si è svolto a Gubbio, in provincia di Perugia, e lui ha fatto il manifesto di una rete di festival che si chiama Indipolitana. Tra le altre cose vi invito a vedere i suoi bellissimi manifesti che sono nella saletta alla vostra sinistra, assolutamente merita, merita davvero. Detto questo, la radio è una grande passione, siamo qui per metterci alla prova e quindi vi salutiamo qui dal Circolo degli Artisti e lasciamo spazio a tutti gli altri finalisti del Web Radio Festival. Grazie Patrizia! Finalmente ancora live dal Circolo degli Artisti, buonasera a tutti, io sono Davide e adesso vi parlo di pisolini e dormite futuristiche. Perché futuristiche? Perché si sa che il mondo del web adesso sta andando, il mondo della tecnologia sta sempre andando avanti passi da gigante e a quanto pare sta anche intaccando i nostri momenti di relax migliore, diciamo l'agognato e tanto meritato riposo e anche la dormita. Perché dall'Inghilterra stanno arrivando delle notizie dove uno studio sta appunto mettendo a punto delle cose per far dormire ancora migliore l'emozione, applauso per me, grazie. Uno studio inglese sta appunto lavorando per far realizzare il sogno di una camera ad hoc per tutti gli amanti del riposo. Hanno intervistato circa 2000 volontari chiedendo loro quale dovrebbe essere la camera adatta a loro. In cima alla lista troviamo il materasso autopulente. Poi troviamo anche lo scanner dove registra tutti il processo vitale di chi vi dorme sopra e addirittura qualcuno ha chiesto anche un materasso che indica insomma in posizione retta anche perché magari qualcuno ha problemi di articolazione. Staremo a vedere l'ultima invenzione degli inglesi, adesso vi lascio la musica, sono Davide Peverini in diretta live dal Circo degli Artisti. Sono le 11 punto, io sono Guerino, ben ritrovati in Web Radio Festival in diretta dal Circolo degli Artisti, noi siamo qui, allora premete il pulsante e poi io continuerò a fare tutto il resto. È una frase famosa di George Easton, ovvero quando creò la prima macchina fotografica, e proprio di lì che prendono spunto dei ragazzi a Sydney e aprono un hotel molto 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 bello, proprio un hotel che è stato sostituito con l'edificio costruito nel 1888 proprio quando George Easton realizzò questa macchina fotografica. Beh, una cosa molto carina perché loro hanno deciso di aprire proprio perché hanno dedicato questo albergo a tutti coloro amanti di Instagram, proprio perché con Instagram si pubblicano tutte le fotografie. La particolarità di questo albergo è che loro offrono la vacanza gratis a tutti coloro che hanno 10.000 fan su loro appunto social network, lo ricordiamo Instagram, un social network perché dà la possibilità di condividere, le fotografie. Comunque, devo dire che poi tra l'altro alla fine loro danno anche una giornata gratis a chi ha lo scatto più bello. Devo dire molto difficile perché ricordiamoci che siamo in Australia e Sydney è il posto più bello del mondo. Continuiamo con la musica, Web Radio Festival in diretta, radiospeaker.it. Ciao a tutti! Eccoci, allora ragazzi, buonasera a tutti, come dicevo mi è stato dato insomma per dirvi. Prima cosa, sicuramente non è molto originale ma sono emozionatissimo, le gambe che fanno Giacomo. Non ho mai vinto nulla in vita mia, quindi già essere qui questa sera per me è veramente un grandissimo traguardo, quindi grazie di cuore a Radio Speaker. Quindi dicevo, sono qui in rappresentanza anche della mia web radio, cioè Radio Si Va, questa emittente nata nell'aprile di quest'anno, dedicata non soltanto alla donazione di sangue, ma anche al volontariato in Italia. Quindi siamo diventati davvero un punto di riferimento del no profit e di tutte quelle associazioni che, come noi, hanno voglia di sfruttare il mezzo radiofonico un po' seguendo quei principi che mossero nel lontano 800 Giuliano Marconi, che quindi vedeva proprio la radio come uno strumento per sensibilizzare le persone, insomma, per diffondere attraverso la radio dei valori che avessero, come dire, un fondamento, un valore proprio sociale. E quindi davvero il risultato che stiamo ottenendo è bellissimo, è grandissimo, quindi grazie ancora per questa opportunità. E buon divertimento ancora a tutti e mi raccomando, insomma, incrociamo le dita per Radio Si Va.